Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono James Mesh ed oggi si va avanti con Eden in The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Seed CN7PS8VE. Beh, un po' così per dire, perché guardando ora il mio DPS. Oh mio Dio. Nemici già così fastidiosi di così all'improvviso, no però, sono alquanto stanco oggi. Oh mio Dio. Oh, ancora un oggetto. Mi sa che facciamo Spider Baby. Wow. Non credo di averlo mai ottenuto. Ok, comunque sono alquanto stanco oggi. È stata una giornata alquanto impegnativa. È andata tutto bene, non dico che sia andata male, però impegnativa la giornata rimane. Oh, buongiorno. Ok. E il nostro DPS fa ora tanto tanto schifo. Però perlomeno abbiamo Quadshot. Io non avrei mai rinunciato a Quadshot. Mai. Quadshot is life. Muori. Mi puoi morire? Grazie mille. Lottate, amici. Ok. Ci serve un tears up. Poco ma sicuro. No, tu muori. Ottimo. È davvero frustrante questo momento. Ok, io userei death qui. Ottimo. Combattiamo il boss. Famine, va bene. Attaccate questo dude. I'm blue da budube da da. Usiamo ora Mams. Oh mio Dio, mi ero dimenticato di quanto fosse grottesco e brutto. Ok, siamo arrivati alla fase più facile. Ok. Ancora un paio di colpi. Infatti, Ball of Bandages sarà un ottimo mezzo per infliggere danno. Prendiamoci batteria. Fare un attimo un giro per andare alla ricerca di tipo uno Spirit Heart, che ci servirà di sicuro, vedendo in questo momento lo stato della run. Ok. Beh, perlomeno abbiamo Quadshot, non possiamo di certo lamentarci. Ok. Grazie, Ball of Bandages. Ottimo proprio. Comunque, ho un paio di cose da dirvi. La prima è vorrei congratularmi con un mio amico, ovvero Siege, Axon Siege, Universe of Marivale. Complimenti, hai raggiunto i 300 iscritti. GG. Seriamente, andate a supportarlo se siete interessati. Fa delle diverse serie, tra cui recensioni di film. Parla di molto di Dragon Ball in questo periodo, anche perché il bravo ragazzo ha capito quanto ci guadagna. Fa bene. Sono felice. Ah, fanculo. Porca miseria. Sono felice decisamente per lui. È riuscito ad imboccare un'ottima strada. È riuscito davvero a imboccare un'ottima strada. Alcuni dicono che io sarei geloso del fatto che io, cioè intendo alcuni miei amici e compagni in generale, dicono che sono geloso che lui è riuscito ad ottenere questi iscritti molto più velocemente rispetto a me. Cioè, non sono geloso. Sono anzi molto felice per lui. Certo che avrei voluto anch'io ottenere tutti quegli iscritti in neanche un anno. Però non è capitato questo. Sono quasi a 700 iscritti. Non vedo l'ora di essere ai 700 iscritti. E anche se forse è un po' presto per dirlo, non vedo l'ora di essere ai 1000. Wow, ai 1000 sarà ottimo. Non vedo l'ora. Oh, e intanto otteniamo oggetti alquanto discutibili. Vabbè, questo lo usiamo qui. Niente secret room. Almeno però possiamo
vedere se c'erano, cioè se ci sono degli altri soldi. A quanto pare sì. Andrei lo stesso di Mumsbra, che è un'ottima difesa. Pietrificare i nemici aiuta sempre. Ok. Sfortunatamente ho anche poche bombe, quindi dovrei tenermele per i momenti più grami. Ok. O magari per una secret room. Anche se... Oh, si è ucciso. Si è ucciso il genio. Ok. Meglio per me. Ok. C'è una... C'è una tinted rock. Non so se prenderla adesso o aspettare. Beh, intanto entriamo qui dentro. In effetti entrambi gli oggetti fanno abbastanza schifo, quindi... Cioè, non mi servono soprattutto. Vabbè, sì, facciamo che far esplodere questa... Ah, una chest. Con due soldi. Meno male che abbiamo comprato lo Spirit Heart, decisamente. Ok, fight me. GG. Nonostante mi scorreggi in faccia, io non demorderò. Comunque 41 di ratio di fuoco non è bello, per niente. Ok. Uccisi tutti. Ottimo. Little Horn. Speriamo di ottenere... Ottimo. Fatti colpire dalle tue stesse bombe. Vai, figliolo. E ucciditi. Ok. Bravo. GG. Oh, almeno un tier zap però. Decisamente meglio. Sembra non tanto una gran differenza, però per me lo è di sicuro. Ok, vediamo cosa abbiamo qui. 3 red chest. E abbiamo fatto davvero bene, ragazzi. È stata una venialata. Peccato è Flooded Caves, quindi significa che i nemici sono la versione affogata la maggior parte delle volte. E i nemici affogati tipo Drowned Charger, Drowned Hive, quelli sì che sono grandi stronzi. Sarebbe fantastico anche aumentarci la fortuna. Oh, questa stanza è orribile. Meno male che ci siamo tenuti... Mumsbra, abbiamo fatto molto probabilmente bene. Ok, quasi mi facevo mi colpivo da solo, come un grande genio. Come un grande genio del male. Ok, tu sei morto. Ora ci siete anche voi, ci siete anche voi due. Comunque, questa è quella di prima di Siege. Era una delle notizie, perché la seconda notizia che avrete già sicuramente visto è quella che d'ora in poi non porterò ogni giorno solo e unicamente Isaac. Può essere una cosa che vi può dispiacere, però è una cosa anche per variare. Perché sì, è vero, Isaac è fantastico, però non so se avrò intenzione di portare solo Isaac per il solo e unicamente Isaac per il resto della mia vita. È per questo che ho cercato di implementare nella, possiamo dire, nostra nella routine nella routine settimanale. Ho voluto anche aggiungere Enter the Gungeon, che non ha fatto così tanto successo rispetto al primo episodio. Rirolliamo. Aspetta, però prima vediamo se c'è qualcosa di buono nello shop. Oh, questa è una libreria, va bene. Rimango lo stesso con Mumsbra, anche se potrei utilizzare una Anarchist Cookbook qui, così risparmio un po' di, magari, di soldi. Ok, ottimo. Wafer. Era wafer, fanculo. Dai. Mom's Battle of Pills. Vabbè, lo uso una volta. Gulp. Non credo di avere un non credo di possedere un trinket, quindi è stato inutile più o meno. Ok, intanto abbiamo ottenuto boom, quindi un paio di bombe abbiamo. Peccato davvero per il wafer. Quanto avrei voluto quell'oggetto. Mi avrebbe aiutato di sicuro un sacco. Ok, vediamo cosa abbiamo qui. Rune bag, poi Isaac's Tears, che non è, vediamo, no, è alquanto orribile. Forse Temis Head, ancora, però è Isaac's Tears.
E finché non abbiamo un danno ottimo è inutile. Prendi il cuore, mezzo cuore. Ok. Ah, fan. Ok, lì c'è... pessima. Ok, sto subendo fin troppo danno. Fin troppi danni in questa stanza, non trovate? Usa Mumsbra. No, non lo voglio usare, perché? Non lo so. Perché sono scemo. Ok, qua. Boom, boom. Ah, dovevano ancora lanciare. Chi l'avrebbe mai detto? Oh mio Dio. Mio Dio. Ok, sto facendo un po' di movimenti avventati, non trovate? Oh, ma che cazzo, l'avevo visto, Curse of the Darkness maledetto. Oh mio Dio. Oh my God. Cosa abbiamo qui? Ok, sono solo dei... ah, fan. Basta subire danni stupidi. Ok. Allora, niente più danni stupidi. Che ne dite, ragazzi? Patto? Accettate quest'idea? Che ne dite? Oh, top secret. Gratis. Mi piace. Ah, Drowned Charger. Moving box. Sembra una buona idea. Ok, prendi questo. Prendi uno Spirit Heart. Lo userei adesso. Ci portiamo indietro questo. Abbiamo uno Iera. Ottimo. Piazza una bomba. Ah, una chiave dorata adesso è proprio il momento peggiore. Perché ho aperto sostanzialmente tutto. Cioè, o spawnano delle... o spawnano delle chest dorate, oppure queste, quella golden key praticamente non è servita a nulla. Avresti potuto usare... avresti potuto usare moving box. Cazzo, avete ragione in effetti. Ah, però mi sarebbero servite più cariche. Non credo di avere... di avere le cariche necessarie per poterlo fare. Anche in questo caso il discorso non cambia. Oh. Fan bagno. Mio Dio. Sto giocando davvero molto male. Ok, vieni qui, fight me. Eat it. Eat it, bioch. Bioch. Ok, gioco, vogliamo parlare di tutti questi danni orribili? Ok, usiamo un po' di bombe perché, mio Dio, dammi brimstone. Ora mi devi dare brimstone. Forse non hai capito, dammi brimstone. Non è brimstone, però lo accetto volentieri. Sì, io rimarrei fermo ai patti con il diavolo. Quindi prenditi la zamba dei gap. E andiamo. L'altro è inutile. È muda. Muda, 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 muda. Muda, 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 muda. Sono figo adesso. Forse. Curse of the Blind. Fantastico. Non sapete quanto amo e stravedo per... che è stato stupido, però. Non ne posso più di fare così poco danno. Dammi un Tears Up. Oh, Bob's Rottened. Ok. Allora facciamo che... mettere questo. Petro, Algis. Ah, dannazione. Mumsbria. Ok. Ora quando arriviamo a 4 di carica prendiamo tutto il resto. Avere la possibilità di avere il full map però non sarebbe per niente male. Decisamente. E comunque devo ringraziare un casino quel Famine per avermi dato il Ball of Bandages. Senza Ball of Bandages, mio Dio. Ok, Eternal. Dammi l'Eternal Art. E dammi tutte queste belle cose. Sicuro non è valsa due chiavi per quella stanza. Però vabbè. Oh merda. Oh mio Dio. Top plays. Non l'avrei...
C'è una cosa assurda, quella schivata, possiamo dire. Del tipo non lo riuscirò mai più a fare in vita mia. Ok, comunque. Moving box. Porca miseria. Ma oggi proprio. Sarò stanco. O sarà che ho un DPS che fa schifo. Però accidenti, anch'io. Darmi una bella svegliata. Ah. Avete visto quante brutte giocate faccio? Certo, la run non mi aiuta, però alcune cose sono sicuramente evitabili. Tipo, quello lì era un danno sicuro. Per fortuna ho avuto fortuna. C'era davanti Ball of Bandages. Oh mio Dio. La vedo molto male questa run. Prendo tutto. Moving box, it's great. It's so great. It's loot crate. Ok, muori, 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 muori. Ok. Tu dove credi di sputarmi le mosche? Dimmi un po'. Infatti non lo fai, perché sei un bravo ragazzo. Un altro Algis. Potresti anche darmi un Petro. No, così tanto per dire, però. Fai tu. Fai tu, gioco. Oioioi. Oh boy. Prendo solo lo Spirit Heart. E andiamo. Gurdi. Forse era il caso di farmi una. Eh sì, forse era il caso di farmi. No, in effetti no. No, che cosa stavo dicendo? Che cosa farne ti cavo? Non lo so. Aia. Non abbiamo neanche incontrato l'item room. Forse è il caso di usare anche in questo caso moving box per evitare di prendere un oggetto orribile. Patto con il diavolo. Prendi questo. Stem cells. Ok. Oh, cosa sei? Lord of the Pit. Oh, non. Che fastidio non poterlo prendere. Si è chiuso, ovviamente. Vabbè. Lord of the Pit poi era proprio tra tutte le cose la mia meno la mia sfavorita. Non so se si dica, mi sembra di sì, vabbè. Ok, prendiamoci tutte le robe. Oh mio Dio. Basta sti danni stupidi. Petro, Beccano. Ah. Metti tutto, metti anche lo Iera, che tanto di sicuro non lo userò. Prendi la batteria, la batteria. Bra 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 bra. Prendi tutto. E skidush. Qua cosa abbiamo? Ok, ottimo, questa è stata una bella giocata, in effetti. Ok. Andiamo. Dammi Algis. Va bene. Algis mi servirà in effetti. Blank card Algis non sarebbe per niente male. Ok. Oh boys. Oh freaking boys. Ok. Qua abbiamo una cosa d'estetista. Cosa abbiamo? Oh no. Oh no. Davvero? Che cos'è? Cioè, tre pillole orribili. Vabbè, lo speed down poco importa perché siamo già veloci. Però tutto il resto, dannazione. Amnesia. Amnesia non è per niente bello. Ok. Niente. Pin. Oh boy, it's pin. It's mother flipping pin. Oh, volevi. Volevi. In effetti. Oh mio Dio. Aspetta, ragazzi, ho un'ideona. Un moving box.
Moving, ascoltatemi, Moving Box più Pay to Win. Oh mio Dio, una cosa fantastica sarebbe. Perché? Perché Pay to Win. No, Able. Ok, qua proprio il posto ideale. Ah, ok, abbiamo ottenuto un oggetto alquanto orribile. Beh, almeno posso prendermi delle bombe. Ok, perché sto giocando così male senza nemmeno colpirli? Ok. Muori. Puoi morire. Puoi morire. Oh, fantastico. Petro, Beccano. Non voglio. Non voglio Beccano, voglio un Petro adesso. Comunque, in pratica la synergy che vi stavo per spiegare prima sarebbe fantastica. Ah, miseria. In pratica Pay to Win ci dà una reroll machine ogni in ogni item room. Più moving box possiamo mettere tutte le item room, tutti gli oggetti che non volevamo, li mettiamo tutti insieme. Sarebbe alquanto OP. Che cosa abbiamo? Uno Iera, un Algis, rimaniamo con Algis. Ok. Cosa abbiamo qui? Wheel of Fortune. Esplodi. Bad gas. No, grazie. Ok, prendiamo tutto. E andiamo. E andiamo. Ah, miseria. Gioco da cani. Oggi davvero. Oh, finalmente Petro. Ok, questo lo userò tipo o nell'item room. O se l'item room è buona, patto con il diavolo. Speed up, ok. Oggi proprio non è giornata. Questa proprio non è giornata. Dannazione. Ok, boom. 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 E smooch. A little smooch. A smooch Max Smooshington. Ok. Speriamo sia un buon oggetto, almeno decente. Serpent's Kiss. Ottimo. Blank. Blank rune. Algis. Ok. Oh, non ho più Algis. In effetti, hai ragione. Gioco. Dammi un Blackheart, per favore. Neanche un Blackheart. Molto generoso da parte tua, gioco. Che è questa versione? Non ho ancora capito sinceramente che cosa fa questa versione di Champion. Cosa farà mai? L'ho ucciso. Mi droppa un cuore rosso. Tutto qui? Non è un Champion che esiste già, scusa. Boh, strano. Strano a dir poco. Ok, questo è fantastico. Che bello poter volare. Vero cuori, che state lì da soli, tristi. Ok, cosa abbiamo qui? Hive Mind è un ovvio. È un ovvio che sì. Faccio esplodere questo. Prendo lo Spirit Heart. Un Demon Judgment. Andrei indietro per l'Algis. Ok, facciamo così. Petro, qua. Chi se ne frega per il momento di Safety Cap. Ora. Ricordiamoci dove l'abbiamo lasciato. Tipo, non era qui, era sopra allora. Grazie al cielo non abbiamo Curse of the Maze. Algis, yes. Yes. Ok. Algis, adesso, right now. Ah, mi ha già dato Gimpy. Mi sarei aspettato di più, onestamente, però vabbè. Alla fine poi non riprenderò Safety Cap, perché in effetti può essere meglio prendere oggetti migliori.
non specificati ma oggetti migliori, punto e basta. Crawl space? Nope. Boss fight? Yep. Non mi piacerà per niente questa battaglia. Con un DPS del genere combattere Sister Sviz è orribile. Beh, se però continuano a fare così, a me va bene. Abbiamo ucciso uno. Una. Did you just assume my gender? Ok. Non è stato neanche così tanto difficile. Oh mio Dio, un damage up. Oh mio Dio. Che storia è mai questa? Un damage up? Che cos'è un damage up? Lo andrò a cercare su Wikipedia. E porca miseria, un altro Curse of the Blind. Ah. Il problema è che non so nemmeno più quanto sia la capienza. Ah, non li avevo visti. Non so nemmeno dirvi più la capienza di questo oggetto. Blank rune. Ansus. Ansus. Blank rune. Non lo voglio usare. Ah. Remote detonator. Ah, ok, sì, remote detonator. Batteria, per favore. Grazie. Arrigato. Prendo tutto. Yeah. Alrighty. Alrighty, alrighty. Andiamo per di qui. Piazza una bomba. Sfortunatamente combattiamo tizi non molto simpatici. Molto tanky. Però almeno abbiamo ottenuto qualcosa di buono, non trovate? Ok, questo ci aumenta anche un po' il patto con il diavolo. Più che ben accettato. Molto accettato. Ah, mio Dio, sono... Oggi sono rimbecillito, a quanto pare. Non potete farmi niente, non potete fermarmi. La mia demenza è arrivata a livelli sconcertanti. Oh, Tinted Rock, t'ho visto. T'ho vista? La Tinted Rock, non il Tinted Rock. Ok, vediamo cosa abbiamo qui. Una cestina, una cesta, uno Spirit Heart. Più che accettato. Più che accettabile. Più che accettabile. Io accetto il bile. Strano. Non dirlo più. Mi hai spaventato. Me stesso. Ok, stiamo entrando nella fase. Parlo e dico qualunque cosa a caso solo per riempire spazi. Ok, Black Rune. Oh mio Dio, questo... Allora... Oh... Facciamo così. Sì. Ora prendiamoci la... batteria. Sto un attimo pensando. Sì. Abbiamo Curse of the Blind, quindi... Non è il caso di... Ah, 90% patto con il diavolo e abbiamo Curse of the Blind. Ma cioè, è possibile? Vi pare giusto? Perché non, tipo prima che non l'abbiamo ottenuto? No, ora Curse of the Blind. Spero allora in un Algis. In effetti sì. Proprio quello che spererei in questo momento. Ho una battaglia contro Krampus. Che testa di Krampus. Da Dunz. Davvero subito un danno del genere. Vabbè, almeno. Almeno è finita bene. Epico finito bene. Non esiste, solo epico finito male. Rip. Rip agli epico finiti bene. Oppure ai non epici finiti bene. Attenzione. Ok. Aia. Ok, certi danni io non so nemmeno come cazzo. Bello, bello, muori. Lezza. Prendiamoci la Polaroid. Ok, chest vuote. Vuote in, vuote dentro. Empty inside. Utero X7. Beh, in effetti non so se sia una buona cosa.
pillole. Friends till the end. Explosive diarrhea. Perks, ok. Ok, cosa abbiamo qui? Algis. Avrei preferito un Ansus in questo momento. Sapete come, non voglio rimanere in questo posto per troppo tempo. Dato che io trovo che questo posto sia il posto peggiore in tutto il gioco. In effetti, se ci pensate è così. Perché non ottieni item, i nemici sono difficili. Ed è lungo. Invece che ne so, già, che ne so, la chest. La chest è già un buon posto. Perché lì almeno ottieni degli oggetti. E cose del genere. Bella, bella idea. Congratulazioni. Ottimo. Almeno quello era stata una buona giocata. The Moon. Almeno riusciamo ad ottenere. Devo ringraziare un sacco Serpent's Kiss per questa, per questo grande aiuto. Ewaz. Crawl space. Ah no, mi voleva fregare. Mi voleva trollare alla grande. No grazie, non voglio combattere contro questo, contro questo boss. Stanza strana, oserei dire. Un sacco di soldi, oserei dire. Vabbè, comunque, questa run fa schifo. Devo dirlo, se devo essere sincero, fa schifo. Manco avessimo ottenuto Spider Baby, che almeno avremmo ottenuto qualcosa di interessante. Neanche quello. Peccato. Era un quadra. Quasi subivo danno. Esplodimi. Questo è interessante. Questo oserei dire sia una cosa interessante. Ok. Questa stanza non mi piace. Idem. Ma scusa, non erano... Cioè, non dovrebbero farmi danno da contatto. Oh well. Oh mio Dio, cosa abbiamo? Retrovision, amnesia. Amnesia. Ok. Cuore nero. Cuore nero. Ok. Oh, the world. Ah, stavamo andando in una strada completamente diversa. E sbagliata. Ok. Andiamo allora solo su. Andiamo solo su. Andiamo solo su. Boom. Yes. Ok. Ok, buddies. Oh mio Dio, no, questa stanza non mi piace. Figlio di una matricola. Oh, Ansus, wow. Ora so anche dove è la top secret, che sta in fondo e non la vado a prendere lo stesso. Ok. Fight me. Fight me. Ottimo. Due Spirit Heart erano proprio quelli che mi servivano. Degaz. Usiamolo. Ok. E ok. Cosa abbiamo qui? Justice. Shining Justice. Shining Justice. Sapete cosa sarebbe intelligente? Piazzare una bomba qui. No, questo... No, ok, grazie al cielo abbiamo ottenuto una bomba in ritorno. E qua ce ne sono altre comunque. Quindi GG. Ok. Ora andremo insieme a tutti gli altri libri. E ora guardate il trick. Guardate il mio trick magico. Ok. Questo non faceva parte del trick magico. Però vabbè. Un altro Petro, wow.
Ok, Book of Revelations e Book of Belial. Ora posiamo tutto qui. Yo listen. Non mi interessa sinceramente. Tu esplodi. Ok. In effetti, una volta Petro lo potrei usare. Usiamolo. Ah, sono tutti libri. Idiota. Idiota. Vabbè, almeno così te li togli tutti. No? Non è. Ah, che uso stupido, lo ammetto. Non avrei dovuto usarlo, dannazione. Ok. Questo cos'è? Un Petro. Ok, buono. Ora, ci rifacciamo un'altra carica. Boom, e sboom, e sboom. Sarebbe fantastico tenere in qualche modo una batteria, non so come. Però sarebbe fantastico. Ok, andiamo qui giù. Ok. E facciamo una stanza poi... Facciamo il primo boss. Farei il primo boss, che è... Daddy Longlegs. Alquanto facile. Infatti. Oggetto buono, spero. Questo lo prenderei in qualsiasi caso. In questo momento è alquanto utile. Ora, riusiamo Moving Box. Raccogliamo... Prendi questo, raccogliamo tutto. A quanto pare riesce ancora a prendere tutto. Buon per me. Ora. Dobbiamo andare giù. A farci un'ultima... Un'ultima carica. Io non ho mai capito come si fanno fuori quei tizi. Se non con, che ne so, una bomba o qualcosa del genere. Senza subire danno, intendo. Miseriaccia. Miseriaccia. Tinted Rock. Bomba. Grazie. Ancora due stanze. Quindi qui. Morto. Oh, quello Crowheart in effetti è buono. Non lo uso molto. E anche non è neanche così tanto facile da ottenere. Però ha un buon potenziale. Davvero un buon potenziale. Vabbè, comunque adesso abbiamo, combattendo poi contro il cuore, avremo una carica completa. E con quella carica completa facciamo le robe. Uccidi gli occhi e inizi a infliggere un po' di danno al cuore. Aia. Non era esattamente danno quello che volevo subire. Vabbè. Patto con il diavolo. Evviva. Non mi importa se sono tre red chest. Ah, giusto. Boom. Allora, qua cosa abbiamo? Ok, partiamo con Petro. Oh mio Dio, sono un genio. Sono un genio del male. Sono un genio del fottutissimo male. Dammi tutta la bella roba. Anche questo, dai. Ora, Blankrune diventa Petro. No, è un Ewaz, sfortunatamente. Ok, allora prendo tutto il resto. Black Powder. No, giusto. No, dai. Prendi tutto. Black Rune potrebbe ancora servirci. Questo cos'è? Iera. Oh, mio Dio. Questo però... Facciamo così. Esci, spera che ci sia. C'è ancora. Ma vieni. La mia vita è felice e bella. Blankrunalo. Uno di da... Oh mio Dio. He's done it. The absolute madman. Ve l'ho detto che Moving Box ha del potenziale. Questo è appunto il potenziale. Questo più Petro. Ed esplode. No, sinceramente non me... Speravo che facesse questo, però non ero sicuro. Ok. Ora abbiamo anche lo bello Iera. E abbiamo anche lo bello danno. Agalazza a caso.
Finalmente solamente alla cattedrale diventa una run decente. Anzi, più che decente. Smallrock. Ho fatto una stupidaggine. Non dobbiamo più aprire le ceste che ci danno. E anzi, dobbiamo tenercele. Dobbiamo tenercele. E usare moving box. Perché poi tutte le chest diventeranno. Tranne le red chest, diventeranno. Chest con dentro qualcosa. Poi alla chest. Ok, moving box ti. Ti diverte facendoti utilizzare il cervello. È per uno dei motivi per cui mi piace anche Isaac. La possibilità di usare il cervello. Una cosa che io non uso molto. Un'altra black rune. Ah, mi stai. Degaz. Usalo. Tanto non me lo porterei dietro. Ok. Dicono che Void più Moving Box più Forget Me Now sia una cosa fantastica, tipo. O una cosa del genere, ora non mi ricordo. Una cosa simile. Ok. Muori. Speed down, no grazie. Ok, dammi in qualche modo un'altra cesta. Un altro paio di chest. So che tu sei un bravo gioco. Ok. Chest, nope. The stars, non ci sono più. Item room, quindi è inutile. Cracked crown, yes please. Blank rune. Degaz, no, avrei voluto un Ansus, però va bene così. Cracked crown è fantastico. Ecco. Oh. Oh, così non devo nemmeno fare la challenge room. Interessante. Ok, prendi la batteria. Dammi l'oiera. Posa tutto qui. Rifai un'altra carica. Comunque già 4 chest. Sono tanta roba, anche se una è rossa, quindi non è detto che ci sia un oggetto. Però fatto sta, 3 chest, anche quelle sono fantastiche. Un'altra chest. Un altro iera. Ok. Ora, la domanda. Io direi di aprire le red chest. Oh mio Dio, Pandora's Box. Proprio il momento giusto. Cosa mi dai? Mi dai The Mind. Oh mio Dio, ti amo gioco. Prima che quando ti ho detto che ti odiavo era solo per scherzare. Non lo intendevo seriamente. Ok. Piazza bomba. Guarda Sick. La Sick. Ok. Prendi tutto qua. Anzi, uno iera. Forse non avrei dovuto usarlo subito, però vabbè, dettagli. Ok, batteria. Qua però. Oh, devo subire danno in qualche modo. Ok, so come. Devo subire. Ah, potrei usare delle bombe. Faccio prima. E poi un'altra. Ottimo. Prendi 2 Spirit Heart. Posa tutto. Ok. Dammi una batteria. Prendi tutto. Erano tipo 6 chest. Fantastico. Ok. Isaac sarà una fight non molto difficile ormai. Ok. Attenzione. Sì. E non so che dire, sono senza parole. Ok. Ora direi che possiamo prendere una batteria, stupido. Stolto. Ok, ora abbiamo la batteria, abbiamo iera, abbiamo un sacco di chest. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Occhi d'occhi. Curse of the Maze, vabbè.
Iera. Yes. Sono un genio. Un genio del male. Ora basta solo aprirle. Speriamo in qualcosa di buono, che per il momento non vedo. Vedo solo... Oh, telecinesi. Monocle's power. Prendi telecinesi. Vabbè, prendiamo anche Strange Attractor, solo perché da un bel po' che non lo vedo. Prendiamo i due babies. Prendiamo Tech 5, Tech.5, poi qua il resto fa alquanto schifo. Sì, non ho nemmeno più bisogno dell'altro, quindi... Ok. Ok. Ok, è ormai una vittoria, poco ma sicuro. Ok. Che dire? Oh, Blankrun. Dimmi che mi diventi un... Mi diventi un Petro. No, un Beccano. Tristezza. Lovers. Interessante, suppongo. No, per niente. Oh, Marked. Facciamo i pazzi. Dammi Marked. Che bello, non devo più praticamente aimare. Dicevo. Beh, in effetti Strange Attractor mi aiuta anche, quindi. Dimmi che sei un... Dammi. Algis. Non era quello che volevo, avanti gioco. So che mi vuoi bene, gioco. Allora perché mi fai questo? Why you do this to me? Why did you do this to me? And you, Eden's Blessing. Yes. Vi ricordate quando all'inizio della run eravamo a 40 di ratio di fuoco? Ok, the sun. Boh, in verità non serve, però. Ok, e uno fatto fuori. Che bello, veramente bello non aimare. Non preoccuparsi nell'aiming. GG. Questa run era una merda all'inizio. Perché non sparo più? Ah, perché... Nodleaf. Ok. Petro. Yes. Dammi il Petro. E qua ci sono un po' di cose belle. Prendo questo. Prendo anche questo e basta. Vorrei andare a fare una bella cosa, ovvero tenere Spider Baby. Perché sto cantando la canzone di Frozen. Non lo so. Da quanto tempo che è passato Frozen? Era carino. A proposito, tanto per parlare di qualcosa, era carino Frozen. Però io non era così fantastico, secondo me. Si è meditato. Cioè, è un film della Disney. Disney è brava. Però ci sono così tanti altri film che non sono stati premiati quanto Frozen. Le 5 leggende. Parliamo ad esempio di quello. Qua so che Siege può essere d'accordo con me. Che tra Frozen e le 5 leggende. Le 5 leggende era decisamente meglio. Però ha avuto la più notorietà il primo film che vi ho detto. Ovvero, cioè, è Frozen perché... Boh, chissà perché. Ok, vabbè, comunque... Non hai nessuna speranza contro di me. I'm too strong. E vabbè. Per questo video direi che è tutto. È stato un video figo. Soprattutto al finale. Cioè... Quelli che sono rimasti fino alla fine si sono goduti un bel finale molto interessante e con anche un bel trucchetto da usare con Moving Box. Credo che Moving Box sia diventato perlomeno nella mia top 5 dei miei oggetti preferiti aggiunti nei booster pack. Ebbene ragazzi, per questo video è tutto. Prossima run, Eden's Blessing. Non vedo l'ora.
Per questo video direi che è tutto. Vi chiedo di lasciare un mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale se l'avete ancora fatto, iscrivetevi a tutti gli altri canali correlati, condividete il video se vi è piaciuto, e quindi noi ci vediamo al prossimo video. Sono stato e ciao.